campo di straccio c'hai tanta gloria. Sì. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Rossi, buongiorno Paglia, buongiorno, buon appetito a tutti. Ciao Mimmo, buongiorno. Ma non strilla, Paglia, ormai. Ha preso la rincorsa. Mi dai fastidio, dai. Hai visto, ha fatto. Ha respirato. Secondo me c'è qualcosa. C'è qualcosa per dirti, quando è così, nel senso. In che senso? No, che te rode il kickeron, quando no, respiri no, profondamente. No, assolutamente, come mai? Risulta che a me mi rode il kickeron. Ferretti! Sarebbe la prima volta. Ferretti, faccio adesso quelli la domanda. Allora, Ferretti, ma. Ieri è stata sancita la definitiva morte del tiki-taka. Palle, mamma mia, da ieri sera in faccia mi sentiti che hanno ammazzato il tiki-taka. Sì. L'ho detto prima io, no? Stavo in diretta prima io, no? Ho mandato un Twitter io, no? Perché io l'ho pensato e quindi di conseguenza devo rivendicare. Ma io prima della partita avevo detto stasera può morire il tiki-taka, ecco. Comunque la cosa più bella, se mi permette, è che ieri sera ho sentito a Sky basta con queste immagini televisive da prova TV. Basta, fa vedere sempre queste cose. Ma chi ha detto? Io dico, ma stiamo scherzando? Ma chi ha detto? Si dice il peccato, ma non il peccatore. No, ma io posso dire tutto, però mi fa veramente ridere. Cioè, sono i giudici sportivi ormai del campionato italiano, perché fanno quello che gli pare con i replay, con le cose eccetera eccetera, guarda adesso, non guarda Robinho, questo lo mettiamo, quell'altro non lo mettiamo, la telecamera personalizzata su De Rossi all'interno dei area di rigore su un calcio d'angolo e cose di questo genere, poi basta e non se ne può più con queste immagini, le moviole e le cose, perché il calcio è questo e ci scappa da una pizza uno e che sarà mai da una pizza I have no words. Dice un amichetto mio che sta a Manchester col padre embriagone. I have no words. Lei dice che il papà, che John Wayne Rory fa abuso di. Si attacca la cannella. Addirittura, Ferretti, mi sembra un po'. Va bene, vai tranquillo. Allora, avete visto? Allora, la bellezza adesso a margine, no? Di queste semifinali di Champions League. Sì. È che c'è sta un ex milanista e due ex interisti, no? Sì, sì. Come allenatore a fa. Ma a Milano sarà fatta una domanda se c'è qualcuno che non capisce un nulla di pallone, diciamo, visto che magari no, non stanno messi così bene come potrebbero stare. Fa abbastanza ridere, no? Il confronto fra due ex romanisti, allenatori, parlo. Ieri sera è stato dominato, si può dire, non lo è so, stato impietoso. No, impietoso, è stato impietoso. Carlo Ancelotti, che è un vecchio paraculo di professione, si è sistemato col suo bel 4-4-2 e ha detto mo venite ma gioca contro, che mo passate. Poi davanti c'ha quei due ragazzetti che non sono niente male e di conseguenza la squadra ha fatto una grande partita con grande attenzione. Ricordo ieri di aver detto che Carlo Ancelotti non se la porta da casa con grande facilità. In effetti ha indovinato col cavolo il Mimmo. Comunque posso dire una cosa: Bale e Cristiano Ronaldo là davanti si acciaccano un po' i piedi. Sì, quando esurtano. Sì, secondo me uno è di troppo, caro Walter Ciabatini, uno è di troppo tra Ronaldo. No, perché quando si abbracciano per esultasse, quando si abbracciano per esultasse, si acciaccano tutti e due i piedi. Hai visto? Lo fanno. Cristiano Ronaldo, Mimmo, 250 gol, 24.750 meno di Borriello alla Roma. È vero, guarda che adesso è veramente un gran pippone questo Ronaldo. Ma la cosa bella è che poi dopo stavo pensando che ieri sera questo ha giocato, questo sarebbe Carlo Ancelotti, detto anche Bricchiellone oppure Capoccione oppure Tortellone, fate come pare, insomma ci ama tutti lui, con Bale, Ronaldo, Benzema, Di Maria, no? Modric, gente qui. Modric, esatto. E poi pensa a quelli che si mettono 4-5-1 oppure quelli che fanno, che ne so, il 5-3-1-1, no? Per Dio, Dio. Allora l'importante non è il numero di attaccanti, è importante sì che tu c'hai il giocatore di qualità, ma c'hai soprattutto la cosa fondamentale è che è l'equilibrio della squadra, cioè deve essere una squadra equilibrata che sa fare determinate cose, ma sa anche pararsi poi eventualmente se le riceve. Allora, come posso dire, ieri sera
Avete presente l'intervista di Mourinho quando ha detto alcune cose, forse si riferiva a Guardiola o così? Io ho pensato molto a quello che ha fatto la Roma in questo campionato, che non sarà stato un campionato stratosferico come dice quell'amichetto vostro di Lecce, però di dov'è? Però, di dov'è? Insomma, di dov'è? Di Lecce. Fratello di Lecce, come no? Fratello di Lecce, esatto. Di Lecce, sì, certo. Potete anche mandare un pezzo dell'allenatore nel pallone se volete parlare. Esattamente. No, ma dico l'equilibrio, cioè questo è un campionato veramente che è particolare. Allora tu Paglia, che sei sì, oltre che della Lazio, sì, un attento osservatore di queste cose, no? Lui è squilibrato, sì, effettivamente. Di solito, sì, di solito i campionati li vincono le squadre che hanno la miglior difesa. Esatto, tranne un anno, quello in cui la Roma ha la miglior difesa, ma porco no. Scusate, Mimmo, vogliamo andare a Genoa-Roma? Deve finire, vince la Roma, ma che ne so, tipo 10-9, così almeno non c'è la miglior difesa. Mimmo, ma, sì, ma tu lo sai che c'è stato un anno nel campionato italiano in cui una squadra è arrivata seconda avendo pure avendo avuto il miglior attacco e il miglior difesa? Guarda la Roma nel 2003-2004, pensa. È bella che di solito uno dice, no? Che sai, quella è una squadra che ha talmente stravinto il campionato, e ovviamente sarà così, insomma la Juventus l'ha vinto il campionato, eccetera eccetera, cioè perché vedete il numero di sconfitte della Juventus? 2. Il numero di sconfitte della Roma? 2. Quanto ne fa ridere sta cosa? Non si capisce perché lo scudetto, sì, si capisce benissimo, si capisce. Aspetta, benissimo. No, la cosa bella è che se la Roma batte la Juventus nello scontro diretto in casa, la Juventus aveva 3 sconfitte e la Roma 2. Esatto. Una bellezza. Ma guarda che è un campionato così regolare. Dulce, si capisce. È una cosa così bellissima, appassionante, pieno di tante cose nuove. Voi non ci state a pensare, dove sei io qui che mi venga a svegliare un pochetto dal vostro torpore. È un torpore alla Ferretti che esatto, ci colpisce. Però, esatto, però Mimmo, che ci sono dei numeri inquietanti. Quanto mi sono rotto le palle, Mimmo. Ma vogliamo fare una cosa, ma volevamo parliamo con Nike. Ma perché se le curve costano 5 euro e il settore ospiti 30 euro al Massimino di Catania? Perché guarda che il settore ospite del Massimino c'è i sedili riscaldati, cioè sedili riscaldati dai fumogeni, no, dai fumogeni che ti tirano da altri settori. Adesso si può dire che la partita più inutile compresa Roma-Juventus e compresa Genoa-Roma, le partite più inutili dei campionati, degli ultimi campionati. Però ti posso dire una cosa, ma fosse la volta buona che vincemo a Catania, no? Diciamo, no, ma io me la tengo, no, cioè aspetta, ti spiego. Se io mi devo giocare la vittoria a Catania, preferisci Power Jarre? Ma qua non li giochi Catania Roma? Lo dico io, mai, infatti. Perché se vinciamo domenica mandiamo in Serie B, Mimmo. Capito, apposta. No, stanno giù, è più difficile arrivare in che su. Ci levamo, no? Per una meravigliosa città di Catania. Ci levamo, io. Alla quale io sono affezionalmente legato. Si può dire affezionalmente? No, però tu lo però puoi dire. Si tu, può tu dire sì, da adesso in poi. Tu neologismo. Sì. Anch'io sono molto affezionato a Catania. Al Catania in vita. Io ricordo l'accoglienza festosa. Che bello, Mimmo. Tutti quei fuochi, quegli spari. Che bello, che bello. Esatto. Quindi, insomma, va bene tutto quanto, no? Insomma, il campionato è finito, eh. Ovviamente si deve pensare al futuro. Qui tutto, dicevamo ieri, ruota intorno a Pjanic, no? Sì. Eh? Sì, sì, sì. Ma posso dire una cosa? Che salvo rarissime eccezioni, sì, io cercherei di andare a fare un mercato sì importante, però consentitemi di dire che io, insomma, vorrei che la Roma mantenesse tutti quelli bravi che c'è adesso. Perché secondo me già sarebbe un bel punto a favore, nel senso che se avessi la certezza oggi, e non so se tu Davide me la puoi dare, la Paglia dammela te se eventualmente... Ci provo io, Mimo, ci provo io. Provaci, dai. Se voi mi diceste adesso che sicuramente Pjanic, Benassia e Strootman resteranno alla Roma, io già sto un pochino più tranquillo, eh. Magari Pjanic con un contratto rinnovato. Siete in grado di darmi questa assicurazione? No, 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 su nessuno, no, dei tre. Quindi tu diresti Pjanic e sto... Piane c'è sto, Strootman sto e Benassia sto. No, però dopo aspetta, non è che sto così. No, no, però qua, è integro. Cioè, io ho fatto un discorso l'altro giorno, non era l'altro giorno, Davide, tu c'eri, mi pare una decina di giorni fa, ti ricordi quando tu mi cominciavi a stuzzicare con i Turbe? Sì, no? Sì. Esatto. Io ti ho fatto un parallelo fra i Turbe e gli Aic. Sì. No? Cioè tu devi agli Aic e prendi i Turbe, quanto ti migliora la squadra non lo so. Ok, allora cominciamo a dire che Ilic è un buonissimo giocatore, ok? Sì. Lo vogliamo cominciare a dire. Sì. Allora io vorrei che qualcuno valutasse per meglio o in meglio
coloro che ci sono già nella propria squadra, ma non, quando dico qualcuno deve cominciare a valutarlo, non mi riferisco ovviamente ai dirigenti o ai tecnici, ma dico magari come opinion generale intorno a questa squadra, no? Per cui andiamo a vedere i numeri degli altri e andiamo a confrontarli con quelli della Roma, no? Certo. Con quelli dei giocatori della Roma. E insomma, se uno va a fare questo ragionamento, poi si accorge che insomma sì, per migliorare una squadra, e qui torniamo al discorso di sempre, che comunque una squadra già forte devi andare a prendere quelli forti forti. Cioè, la domanda è questa: tu c'hai gli Aic, per migliorare una squadra che ha già gli Aic che ti ha fatto 6 gol, 7 assist, e tutto quello che ti pare a te, ha giocato, non ha giocato, ma da quando ha capito che doveva fare un certo discorso di natura anche tattica all'interno del campo, questo ragazzo, insomma, qualche cosina l'ha fatta vedere. Allora tu per andare a migliorare la squadra, se avendoci gli Aic, chi devi andare a prendere? Uno di questi che abbiamo visto recentemente, no? Nel Bayern, nel Real Madrid, magari nel Chelsea, nell'Atletico Madrid, nel Barcellona, fate come vi pare, Manchester City. Perché se no... Borussia Dortmund. Nel Borussia Dortmund, certo. Se no io mi tengo gli Aic. Allora Mimmo, si può dire che... Si può dire, è un ragionamento. È un'affermazione... Lo faccio io. È un'affermazione azzardata dire che il mantenimento dell'attuale rosa della Roma sarebbe già come un acquisto? Varrebbe già un acquisto? Sarebbe un confermare delle posizioni importanti. E sarebbe un passo, secondo me, decisivo per il miglioramento della squadra l'anno prossimo. Perché... Torna a ripetere, allora ti faccio il ragionamento che stavamo facendo ieri, ormai si parla solo di Pjanic e dintorni, no? Allora se tu c'hai una Roma con Pjanic e ci metti dentro il giocatore X che ti migliora nettamente la squadra, va bene. Se tu invece c'hai una Roma senza Pjanic e ci metti dentro un giocatore X che teoricamente te la migliora, sempre Pjanic te manca. Sì, è diventato un surrogato, certo. Capito? Sì. Cioè, ti voglio dire, se tu c'hai 11 grandi giocatori e ne metti in atto, sono 12. Se tu c'hai 11 grandi giocatori, uno vendi e ne metti in atto, sempre 11 sono, non ti sei migliorato. Cioè, sembra che so fai discorsi dei stupidoni, no? Però guardate, possiamo dire, Mimmo, possiamo dire che pronti via, tu rispetto all'inizio dello scorso campionato c'hai un Nainggolan in più, un destro in più. Cioè, esatto. Perché ce l'hai, E adesso ci metto, visto che stiamo parlando dell'attualità, ci mettiamo anche un Tolò in più, cioè un'alternativa che sembra valida in più a Benatia Castan, che era uno dei problemi, perché prima c'è il Burdisso, abbiamo visto tra l'altro Genova. Posso dire una cosa, Burdisso se aveva una speranza. Era quella di non giocare. Mondiali doveva restare a Roma e non giocare. Sì, non doveva giocare. Ecco. Sì, è una cosa cattiva che sto a dire. Però è vero, Mimmo. Però pronti via, Mimmo, mi sembra che tu c'hai già dei valori aggiunti rispetto al girone d'andata dello scorso anno. E stiamo dicendo che con grande sorpresa che la Roma sta facendo meglio nel girone di ritorno rispetto al girone d'andata. Sì, non casualmente, però. Ho capito, ma proprio perché hai quei due in più. Anche perché c'hai il destro che segna anche a partita e Nainggolan che si è dimostrato. Quella che ti manca quell'amichetto tuo, la Patrice, Esatto. Quindi voglio dire, i progressi sono stati evidenti. La Roma ha chiuso già andata quanto paglia? 44 gatti. Adesso ne ha fatti 41, ne ci stanno altri 9 a disposizione. Potrebbe battere Mimmo il record della sua storia in un girone, che sono i 48 punti della Roma dei Ranieri. Anche quelli inutili, ma come tutte le cose. Un pochettino, meglio che non ci ripenso. Però, esatto. Esatto. C'è un problema, però. Sì. Prego, no, scusa Mimmo. No, fate, stavo facendo un ragionamento di riporto. Intorno sempre al mercato, però io sono d'accordissimo con quello che avete detto. Se resta questa squadra e la puntelli, poi magari vediamo anche con chi è meglio, piuttosto che perdere un pezzo importantissimo e doverlo anche sostituire. Il problema relativamente a questo campionato è che probabilmente la Juventus farà un mercato nel quale venderà un giocatore a, vogliamo dire, 50? Senza... Ma non lo so. Ieri secondo me era 90. Bayern Monaco e Madrid è migliore in campo Pogba, secondo me. Esattamente. Anche in considerazione di questo, però loro possono prendere un paio di giocatori da 20-25, cioè rischiano di prendere, che ne so, uno Strootman e un che ne so, un attaccante importante. Adesso non mi viene il nome. No, perché fatto il nome di Strootman? No, per dire. No, perché loro vendono un centrocampista. La Roma vende Strootman alla Juventus. La Roma spera di vendere Strootman, però loro vendono un centrocampista, possono prendere un centrocampista
pagato quanto la Roma quest'estate ha pagato Strootman, e in più gli avanzano, che ne so, 30 milioni per prendere una punta, o facessero loro cosa, anche niente, per carità. No, quindi il rischio è quello che per quanto tu magari puoi migliorarti, loro si migliorano ancora di più di quanto siano migliori rispetto a te adesso. Se lo sono. Ma sai, il calciomercato è sempre una maniera opinabile, no? Certo. Nel senso che tu quello che puoi dire sulla carta può diventare verità, ma può anche non diventare verità, nel senso che ci sono sempre delle incognite. Io ricordo che qualche anno fa, sempre per parlare di Roma Juventus, che mi sembra che sia corretto anche parlare di questo e non di altre squadre, visto che le altre squadre del campione italiano non ci sono state, qualche anno fa sembrava che la Juventus avesse preso il più forte giocatore di tutti i tempi del calcio mondiale e che avesse fatto un acquisto memorabile prendendo Krasic. Come no? Lo ricordate? Come no? A voglia. Non è dead. Vero. Sì. Cioè, che fine ha fatto? Cioè, quando la Juventus ha preso Martinez dal Catania per 17 milioni di euro, la più grossa paraculata della storia. Beh, Felipe Melo. No, ma tutti a dire che Martinez è il più forte giocatore che c'è potuto essere in circolazione. Diego Ribas. Nel senso che se tu lo paghi così tanto, evidentemente, no, la valutazione è figlia anche di un certo tipo di rendimento. Questo giocatore non si è mai visto, hanno buttato i soldi. E quindi di conseguenza quello che poteva sembrare un grande colpo di mercato, Krasic, Martinez e cose di questo genere, poi non si è rivelata tutta questa bella roba, no? Poi magari tu vai a prendere un giocatore che non ti aspetti che ti potesse dare così tanto come rendimento, magari non lo paghi poco. Sto riferendomi a Benassia, ad esempio, che l'ha pagato una cifra comunque importante, che è la stessa cifra che ha pagato la Juventus per Bonna, per esempio. Bonna, sì. E mi sembra che, insomma, una piccola differenza ci sia tra i due giocatori, ma insomma poi le valutazioni le fanno quelli bravi, non le faccio io. E allora tu dici, prendo questo giocatore, ma chi è Benassia? Ma davvero chi è? Poi ti fa un campionato strepitoso, straordinario. Quindi ecco perché io voglio fidarmi della sapienza sia di Rudy Garcia che di Walter Sabatini, quando, e lo fanno probabilmente tutti i giorni e non lo fanno sapere, non danno enfasi a questa cosa, si mettono intorno al tavolo e cominciano a dire: qui mi serve questo, qui mi serve quell'altro, qui mi serve uno, qui mi serve uno. Okay. La domanda a questo punto diventa una domanda proprio personale su Mimmo Ferretti, e la risposta la diamo dopo dopo il break. Allora, in virtù di questo che mi stai dicendo, Mimmo, ora ti chiedo, alla luce dei primi due anni, del mercato dei primi due anni e poi ovviamente del terzo, cioè di quello che è successo quest'anno, pesando tutto, ti fidi di Sabatini e della Roma sul prossimo mercato, quello che faranno il mercato, nel senso come valutazioni e come scelte per migliorare la squadra? Ne parliamo tra poco con Mimmo Ferretti. Ferretti, abbiamo dato più tempo, Mimmo, per fidi? Pensarci meglio. Ti fidi, Mimmo? La domanda era se ti fidi di Sabatini. Allora, alla luce di tutto, perché insomma bisogna tenere conto. Certo. Io ti devo dire che Sabatini non lo conosco a fondo, nel senso che come uomo, come persona lo conosco veramente zero. Come direttore sportivo lo conosco per quello che è la sua storia professionale. Insomma, assolutamente no. Ho una conoscenza, diciamo, di tipo esterno. Non lo frequento, lui non frequenta me, non ci sentiamo per tutta una serie di motivi, ma non perché ci siano dei motivi di attrito, perché Sabatini non sente nessuno, cioè forse è il più enigmatico e strano e singolare direttore sportivo di tutti i tempi, che è uno che lavora per conto suo, non vuole avere niente a che fare con nessuno, e io rispetto anche questo suo modo di fare. Io quindi, fatta questa premessa, ti dico che non so come lui possa reagire ad un grande successo che è stato ovviamente il mercato della passata stagione e anche il mercato di gennaio, no? E quindi io non so se lui vorrà, come posso dire, farsi o si farà prendere dall'esaltazione e quindi comincerà a fare tutto per conto suo senza sentire nessuno da una parte o dall'altra. Io penso che se lui avrà l'intelligenza di confrontarsi con l'allenatore, di dar retta all'allenatore come gli ha dato già retta quest'anno, se avrà la forza di non avere dei preconcetti nei confronti di nessuno o soprattutto spero che lui non abbia la convinzione di essere l'unico portatore sano della verità calcistica, allora io mi fido. Ma è un discorso che io farei anche se non si chiamasse Sabatini o si chiamasse Tuzza Banchi Nicola o Davide Rossi, il direttore sportivo della Roma, nel senso che io spero che il direttore sportivo della Roma si fidi di se stesso, ma che cerchi anche il conforto
di chi gli sta intorno, i suoi collaboratori e soprattutto dell'allenatore. E io spero che credo che se questo accadrà, Sabatini, coadiuvato da Rudy Garcia, porteranno a termine un mercato sicuramente importante e un mercato che migliorerà la Roma. Ecco, questa è la risposta completa. Posso dire una cosa su questo, Mimmo? Dica. Tu secondo me giustamente hai detto una cosa, che se sarà bravo, adesso non ricordo di preciso quello che hai detto, a confrontarsi con l'allenatore, insomma, a seguire anche quello che dice l'allenatore. Se avrà anche l'umiltà, ho detto questo termine, nel senso, non vorrei che, essendo direttore sportivo di una squadra che ha fatto così bene, la squadra l'ho fatto io, mo vedete che continua a fare così. Io non penso che sia così, però non lo so, non lo conosco. Allora io spero che lui cerchi la collaborazione con chi gli sta intorno, e che da questa collaborazione possano nascere tante buone idee, e soprattutto che lui abbia la possibilità poi economica di andare a prendere i giocatori che servono. No, ma poi anche perché, Mimmo, se andiamo a vedere, no? Allora, anzitutto lo scorso anno e quest'anno l'allenatore parte da due posizioni diverse. Lo scorso anno tutti dicevamo punto interrogativo, eccetera, e lui era un allenatore al quale, se gli si diceva te porto gli Aic, non aveva probabilmente neanche la forza che gli hanno dato adesso i risultati di dire no, portami questo, per dire, no? Sì. E poi, insomma, il mercato della scorsa estate, l'allenatore l'anno scorso ha posto due condizioni: uno, prendetemi Gerbigno; due, non vendete Piani. Cioè, questo insomma è abbastanza chiaro, no? E insomma, l'acquisto che rapporto qualità-prezzo si è arrivato il migliore è stato proprio quello voluto dall'allenatore, poi di fatto, no? Sì, perché sì. E io credo che proprio in quel ruolo lì, quello dell'ultimo attaccante, se dovesse rimanere gli Aic e non Bastos, un altro attaccante di prendere, bisognerà proprio a occhi chiusi seguire l'allenatore, perché sì, quello... Secondo te, ti faccio una domanda, perché questo è un argomento che mi appassiona. Conoscendo Garcia e come gioca Garcia, come ha giocato Garcia nella Roma, attenzione, nella Roma, tu ti aspetti un attaccante esterno o ti aspetti l'armadione lì davanti? Io mi aspetto Aubameyang. Vabbè, questo no, il giocatore alla Aubameyang. Anzi, magari, cioè se fosse lui sarei ancora più contento. Per dire l'Eto'o, no? Cioè, quello che può fare sia il centrale, ma che sia soprattutto un attaccante esterno, uno che sappia giocare a pallone. E soprattutto, io dico Aubameyang per un altro motivo, perché lui è uno anche molto tecnico, ma ha una velocità quasi come quella di Gervinho. E se tu hai due frecce come Gervinho e Aubameyang, in Italia vinci il 70% delle partite per inerzia. Ho capito. E invece ti voglio fare anche un'altra domanda: nel campionato italiano c'è qualcuno, perché tu hai parlato di un giocatore che sta al Borussia Dortmund, quindi, insomma, qualcuno che sia nel campionato italiano che potrebbe fare al caso della Roma, secondo i due parametri, chi potrebbe essere? Per me è Quadrado, Mimmo, ma Quadrado costa più di Aubameyang. Posso dirne uno io? Come caratteristiche italiano, come caratteristiche, come caratteristiche Quagliarella. Allora sì, anche secondo me l'attaccante centrale, però non ti dà quella profondità che secondo me cerca l'allenatore. No. Poi sì, bisogna vedere, perché poi magari i turbe te la dà di più la profondità, nel senso che voglio dire, no? Sì. C'ha delle caratteristiche che insomma un pochettino ricordano un attaccante. Io la sensazione, non so, forse sbaglio, forse sicuramente sbaglio, però io ho la sensazione che Garcia vuole un attaccante mancino. Guarda un po'. Anche perché se va via Bastos. Che gli manca lì davanti un attaccante mancino? Che dice, ma che differenza fa? La fa perché poi se è uno che va sul fondo a sinistra con Gervinho a destra, per esempio, un conto avere un destro, ma anche il contrario, esatto. Anche il contrario, possa rientrare da destra, nel senso che i mancini bravi che giocano sull'esterno stanno a destra, non giocano più a sinistra, perché insomma fu Lidlm a inventarsi Sebino Nela, era un terzino di isola. A proposito, oggi c'è una bellissima intervista come di Sebino Nela sul Messaggero, ed è veramente molto molto bella, invito a chi non ha letto a leggerla. Insomma, stavo dicendo che portare il mancino a destra, poi adesso sono buoni tutti a farlo con Robben, con Messi, adesso io sto esagerando ovviamente, no? Però insomma quella ti dà un pochettino la misura di come sia importante avere un calciatore. Allora, siccome nella Roma manca questo attaccante mancino, io non so, forse mi sono fissato, forse non è così, non sarà mai così, non lo so, però ho la sensazione che Garcia voglia, o che comunque gli farebbe comodo sicuramente un,
un attaccante con caratteristiche diverse, almeno dal punto di vista del piede, rispetto a tutti quelli che c'è adesso, no? Perché sono tutti destri e magari un attaccante, certo, mancino potrebbe farti comodo. E per te però, Mimmo, invece... Io penso che, visto i pessimi rapporti che ormai intercorrono tra il Barcellona e Messi, credo che ci sia un solo nome. Quello, credo anch'io. È quello, no? Sì, sì, credo anch'io. Però anche Davide, tutta... ti risulta? Sì, sì. Al di là del piede, anche, sì, cioè, mancino destro o destrorso, sì, ti aspetti più invece tu il centravanti oppure quello che svaria? Il Garcia romanista mi fa pensare più un attaccante esterno e non al Casermone lì davanti. Anche perché Garcia si è accorto che davanti c'è uno che, come tocca il pallone, la butta dentro, certo, quantomeno quando ha giocato l'ha buttata dentro con una facilità impressionante. Quindi probabilmente, se prima c'erano delle altre convinzioni, parlo a livello tecnico, non parlo a livello generale, dico di ambiente, di giornalisti, di opinionisti e cose di questo genere, magari Rudy Garcia si è reso conto che l'attaccante lì davanti, quello bravo, ce l'hai, e magari potresti andare a cercare altre soluzioni, come dicevo, un attaccante esterno con determinate caratteristiche. E lo ripeto, alla Roma manca un attaccante mancino, che sembra una stupidaggine di così, però guardate che gli allenatori fanno anche questi calcoli qui, agli allenatori non sfugge niente. Oggi io mi sono divertito, qualcuno magari sul prestigioso l'avrà letto, andare a vedere tutte le cosettine che Garcia, sì, ha voluto fare di testa sua, ovviamente sempre d'accordo con la società che ha avallato tutte le sue, ma insomma ne ha fatte parecchie quest'anno, cioè ha messo il suo marchio sulla stagione, credo che sia innegabile. Assolutamente, cioè mi ha fatto molto ridere venire a conoscenza del fatto che lui ha deciso anche la disposizione dei giocatori sull'aereo. Come no? Che è una cosa, te lo confermiamo. Guarda, ti racconto. Ma ti dico una cosa. Noi lo sai perché è una cosa che ci ha impressionato parecchio. Stavamo tornando da Kansas City, che lui ha fatto anche un certo. Ci muoviamo da Kansas City, montiamo sull'aereo. E praticamente noi viaggiamo con la squadra, ovviamente, e comunque con noi c'erano quelli di Roma Channel, c'erano dello staff, diciamo. Noi siamo abituati ad andare non dietro, dello staff tecnico, ovviamente. Ci fanno salire a noi per come primi. Come amichetto a Milano. Ci fanno salire, sì, a noi. No. Allora che devo fare? Lasciamo perdere. Vieni da fuori. Vabbè. E dicevo, ci fanno salire, ci fanno sistemare prima noi, i fotografi, cioè, eccetera. Sale Garcia, che tra l'altro ha rischiato di essere arrestato, sì, in quell'occasione. Sì. Sale Garcia e vede che secondo lui ci avevano sistemato, non solo a me, Alessandro, cioè a tutti noi, del non staff, quelli dello staff tecnico, ci avevano sistemati troppo vicini alla zona dell'aereo dedicata alla squadra, cioè lui voleva che comunque con la squadra ci fosse una zona cuscinetto, quindi eri sceso, ha preso tempestivo e ha fatto no, adesso li fai spostare, perché, ma non con cattiveria, allora era proprio lui voleva con complimenti e la squadra. E un'altra cosa che ti dico, Mimmo, quando stavamo a Boston e gli hanno dato il giorno libero a partire dalla sera, e siamo stati da Nibbo, lui ha mandato tutti per conto loro e si è incazzato come una bestia, perché qualcuno non aveva rispetto a qualcuno, diciamo, adesso senza entrare in nomi, un americano in particolare, era andato allo stadio con loro, cioè era andato allo stadio del baseball a vedere loro, e lui ha detto no, ci devono andare da soli, cioè loro devono stare per affari loro, perché si devono sentire uno spogliatoio. Però scusate, se quello voleva, cioè quello era andato comunque a vedere la partita, però poi dopo facevi i selfie. Volevo dire una cosa, che nelle ultime ore un network televisivo, in particolare senza fare nomi, Sky, sta pompando molto sul parallelo Mourinho-Conte, perché la scivolata, le cose, eccetera eccetera, Conte il nuovo Mourinho, eccetera eccetera. Siccome a me insomma, per molte cose Garcia ha dato l'impressione di essere uno veramente, come si dice, coi controcosi, no? E se dovessi avvicinare anche abbastanza da lontano, se mi permettete, perché insomma i personaggi sono molto diversi, perché hanno un vissuto molto diverso, però io penso che Garcia è quello più simile a Mourinho, tende un po' a Mourinho. Allora, devo dire una cosa, Garcia ieri o l'altro ieri, adesso non ricordo con certezza, ha rilasciato un'intervista
ad un canale importante nazionale e internazionale televisivo, e durante questa intervista, che andrà in onda poi tra qualche giorno, ha parlato in termini entusiastici di Mourinho. Sì. E non a caso, io credo, perché insomma un allenatore che ha personalità, un allenatore che sa il fatto, un allenatore che fa il capo, no? Anche perché poi la società si fida di lui, se no il capo non glielo fa fare, no? David, è chiaro questo discorso, certo, no? Certo, perché certo. È chiaro, Garcia dice: voglio che mesolate Trigoria, mettete tutti i pannelloni lì perché nessuno deve vedere niente, perché Trigoria è una groviera. E la società dice ok, se la società dice ma questo che sta digno lo facevano mai, no? Quindi è evidente che c'è, come ti posso dire, un accordo. Certo. Del resto io adesso cito una parte una primissima parte del libro dell'autobiografia di Garcia, in cui c'è che è tutta dedicata alla prima parte alla manovra di avvicinamento della Roma a Garcia, e attraverso Sabatini, ma soprattutto attraverso Massara, che ha recitato un ruolo importantissimo in tutta la faccenda, e si racconta di questo primo incontro tra Sabatini e Garcia Milano, e si racconta anche esattamente lì a Visconti di Milano, poi si racconta anche di altre cose. Alla fine c'è un momento del libro in cui Garcia prende una determinata decisione e Sabatini gli fa i complimenti per come si era mosso, ma siamo ancora alle schermaglie prima di cominciare addirittura l'attività agonistica, e dice: mi piace così perché a me serviva un capo. Gli dice esattamente queste parole, quantomeno nel libro ci sono queste parole. Quindi vuol dire che insomma i gradi del capo, più che di sergente, adesso per usare un'etichetta molto abusata, diciamo così, nei mesi passati, l'etichetta del capo Garcia ce l'ha sempre avuta, e Sabatini l'ha riconosciuta immediatamente, forse la seconda o la terza volta che si erano incontrati. Quindi voglio dire, quando uno ha questa personalità, questa capacità di saper gestire il gruppo e non soltanto, ecco, questo è un fattore molto importante. Allora ecco perché Garcia, in questa intervista, che ripeto andrà in onda poi in televisione, sul canale Bouquet Sky, che poi vedrete, ha parlato benissimo di Mourinho, ha parlato buonissimo di Mourinho, perché Mourinho poi è quello che può essere la pietra di paragone per tanti allenatori e per chi cerca di vedere il calcio in una determinata maniera, no? Cioè essendo sempre sul pezzo e caricando, preparando la squadra, preparando l'ambiente, preparando tutto. Insomma, quindi a me piacerebbe moltissimo se Garcia tendesse realmente a Mourinho, perché a me Mourinho piace, può essere antipatico, può avere delle uscite fuori luogo, però io penso che un giocatore, un tifoso che ha come allenatore Mourinho, probabilmente si sente sempre molto tutelato, magari talvolta anche con metodi che non sono particolarmente urbani, però insomma poi dopo, però insomma è sicuramente un allenatore di personalità. Chiudo, se devo chiudere, a margine sempre di questa chiacchierata, ci sarà, vedrete quando poi per quello che sono riuscito a sapere io, insomma, attraverso non fonti dirette, però ci sono anche dei discorsi molto carini relazionati a Pjanic e alla, e come posso dire, fammi trovare la parola giusta, alla voglia che ha questo allenatore di tenere Pjanic, perché lo considera un giocatore che, come posso dire, magari adesso per farmi capire faccio un esempio un po' azzardato: nel suo gioco uno come Pjanic è più importante di uno come Messi. Ok, è più funzionale, cioè più nodale. Sì, nel senso che Messi è un grandissimo calciatore che ti determina le partite, però uno come Pjanic è sicuramente uno che, se tu giochi in una certa maniera, ha un'importanza notevolissima, tant'è vero che insomma non ricordo in quale intervista lui abbia detto una cosa del genere, ma a livello di Barcellona i giocatori che a lui piacciono di più sono Xavi e Iniesta. Quel ruolo lì. Il nome capito? Non te fa il nome de Messi, non perché consideri Messi un giocatore straordinario, ma perché per la sua visione di gioco, la sua visione del calcio, probabilmente sono quelli lì i giocatori che più gli piacciono, no? Però vabbè, avremo modo poi di parlarne, tanto da qui al primo settembre, quando chiuderà il mercato, sempre se Dio vuole, no? Sì, una cosa volevo aggiungere, Mimmo, al discorso di Mourinho di prima, intavo interrotto, che perlomeno fino allo scorso anno era così, adesso dovrei verificare perché non ho elementi su questa stagione. A me Garcia m'appassiona, devo dire. Lo scorso anno credo che l'Adidas sponsorizzasse soltanto due allenatori in Europa, uno era Mourinho e un altro era Garcia, e non era casuale, secondo me, come cosa. È vero.
non è era... ancora sponsorizzato Adidas, credo, Garcia, credo che sia, cioè, sono l'unico, sarà un bel combattimento, sì, un po', sì, direi di sì, però questo Nike, per far capire, okay, che c'è questo tipo di lettura probabilmente c'è stata già, sì, è stata già fatta da, quindi, da qualcun altro. Facciamo noi, visto che se tu accendi il televisore e vedi che il nuovo Mourinho, perché ha fatto una scivolata sulla pioggia, è Conte, certo. Ma va bene così, del resto credo che si debbano dire queste cose perché fa piacere a tutti, come si debba dire basta con questa storia delle immagini, i replay, le comitate, perché sono cose che succedono, bisogna di chi le dà le comitate, eh? Sempre c'è questo piccolo particolare, caro David, Ferretti, devi controllare chi la dà, c'è secondo di chi la dà, c'è comitate e comitate. Ci sentiamo venerdì, Ferretti, venerdì, domani vi lascio, Se mi lasci venerdì, non primo maggio, Mimmo, Ferretti. Ciao.